Buongiorno, oggi siamo qui per presentare alla cittadinanza il progetto Storia tra le mura, che è un progetto dell'Ufficio Cultura del Comune di Nettuno, di cui è dirigente la dottoressa Margherita Camarda, finanziato dalla Regione Lazio. Il progetto prevedeva la possibilità di valorizzare i beni storici ed artistici del territorio e l'amministrazione ha voluto puntare sulla valorizzazione del Forte San Gallo. Per problemi legati all'emergenza sanitaria, poi alla chiusura dei luoghi della cultura, il progetto è stato rimandato più volte, ma tutte quante le attività sono state comunque realizzate. Lascio la parola al sindaco e all'assessore Ludovisi per i dettagli sulla progettualità. Allora, io ringrazio l'assessore Camilla Ludovisi, che è qui al mio fianco, e tutto l'Ufficio Cultura che per il lavoro che hanno svolto in questo anno così nefasto a causa del coronavirus. La cultura è un punto centrale del programma di questa amministrazione. Lo dimostra il fatto che siamo riusciti a inserire il Forte San Gallo tra le dimore storiche del Lazio e il Museo Antiquarium nell'organizzazione museale regionale. Fattori che ci permetteranno di accedere in via prioritaria a finanziamenti e contributi regionali. Oltre al lavoro svolto dal punto di vista tecnologico, in merito all'accessibilità, alle informazioni relative al Forte e ai musei ospitati con i podcast disponibili gratuitamente sull'app Frico, siamo intervenuti anche con l'acquisizione di finanziamenti finalizzati alla realizzazione di lavori di sistemazione e ristrutturazione di questo luogo storico tanto amato dai nettunesi. L'ultimo finanziamento che abbiamo ottenuto permetterà di realizzare un intervento di 375.000 euro e che punta tra l'altro al recupero della casa del custode e alla informatizzazione dei servizi museali. Oltre a quanto detto, sono previsti anche lavori di consolidamento della falesia a ovest del forte, in modo in forma tale da poter usufruire dei giardini sottostanti, sicuramente in tutta sicurezza. È previsto a breve l'inizio dei lavori di sistemazione, di consolidamento del ponte di accesso al Forte San Gallo. L'Ufficio Cultura e l'assessorato stanno svolgendo un lavoro eccezionale per la valorizzazione del Forte San Gallo, che nei nostri progetti sarà la casa della cultura e della storia della nostra bellissima città. Grazie. Buongiorno a tutti. Questo è stato un anno veramente complicato. Veniamo da una crisi mondiale che ha colpito tutti i settori e forse in particolar modo proprio quello della cultura. Nonostante questo, con l'Ufficio della Cultura e con la dirigente, la dottoressa Camarda, siamo riusciti a portare avanti un programma molto importante che ci ha permesso, come ha detto il sindaco, di raggiungere dei risultati veramente importanti. Tra cui appunto la realizzazione di questo progetto che prevedeva una serie di eventi che dovevano essere realizzati nel mese di novembre. Purtroppo però a causa dell'emergenza sanitaria questi eventi non sono potuti essere realizzati, ma la progettualità è andata avanti. Siamo riusciti ad installare nel Forte San Gallo una rete wifi gratuita che può essere usufruita da tutta la cittadinanza. Vi è la possibilità adesso di usufruire di audioguide che sono consultabili scaricando l'applicazione Flico, che vi invitiamo appunto a scaricare per poter usufruire del servizio. E grazie all'ausilio di tre personaggi di Nettuno, che sono la signora Mariangela Vannini, il dottor Alberto Supplizzi e
e la dottoressa Maria De Francesco, che è anche direttrice del Museo Antiquarium, abbiamo realizzato dei video in cui appunto queste persone parlano e dicono delle curiosità sul Forte San Gallo. Inoltre la dottoressa De Francesco ha realizzato altri due quaderni riguardanti oggetti presenti nel Museo Antiquarium, che vanno appunto a completare la collezione iniziata con il primo quaderno uscito lo scorso anno. Pensiamo che tutto questo sia veramente molto importante per la cittadinanza e per far sì che la cultura possa tornare a splendere e sia un punto di forza in questo comune. Io ringrazio il sindaco, colgo l'occasione per ringraziarlo per avermi dato questa delega, perché veramente stiamo ottenendo risultati molto importanti e lui forse quando me l'ha data ci ha creduto prima di me. E adesso, realizzando tutti questi obiettivi, inizio a crederci anch'io. Quindi voglio cogliere l'occasione per ringraziare il sindaco, Daniela Zeppedella, che fa parte dell'Ufficio Cultura, e non per ultimo la dottoressa Margherita Camarda, che purtroppo oggi non può essere qui ma per motivi di lavoro, ma che ci ha lasciato due righe, ve le leggo. Con questo progetto il Forte San Gallo si conferma la casa della cultura qui a Nettuno. Con Storia tra le mura siamo riusciti a valorizzare la storia, la cultura e le tradizioni di Nettuno. Resta il dispiacere di non aver potuto organizzare l'evento dal vivo per l'emergenza sanitaria in corso. Sarebbe stato senz'altro più suggestivo, ma questo non toglie il grande lavoro di questo progetto, portato avanti in maniera egregia dal nostro ufficio cultura, nella persona di Daniela Zeppedella, che ringrazio sentitamente per quanto fatto. Sono state raccolte testimonianze di esperti che hanno analizzato alcuni degli aspetti più caratteristici della città e che non vediamo l'ora di condividere con la cittadinanza. Abbiamo potenziato la rete wifi gratuita all'interno del Forte e reso disponibili delle interessanti e dettagliate audioguide che aiuteranno cittadini e turisti a conoscere questo bellissimo luogo e i musei che ospita. Oltre all'ufficio ci tengo a ringraziare il sindaco Alessandro Coppola e l'assessore Camilla Ludovisi per l'attenzione che hanno riservato a questo importante progetto culturale e anche la direttrice Maria De Francesco, che ha curato due edizioni dei quaderni del Museo Antiquarium e che si è messa a disposizione per organizzare le visite guidate del Forte San Gallo nel rispetto delle normative sanitarie vigenti. La dirigente dell'Area 1, dottoressa Margherita Camarda.